non ci è stato spiegato, ci è stato detto, ci, come dire, fidiamo che noi non siamo parte, non possiamo farci parte attiva in sede di tribunale a tutela delle nostre pubbliche assistenze. La Croce Rossa invece ha già esentato il pedaggio autostradale. Personalmente io non voto l'ordine del giorno presentato dalla Giunta nei confronti in quest'Aula della società Autostrade. E continuare a dire alla gente che porta i bilanci in dissesto delle pubbliche assistenze, che si riapre il tavolo, quando il 20 ci dite che volete approvare il bilancio, vuol dire prendere in giro la gente. E io non partecipo al voto perché penso che ci sia una responsabilità politica. La responsabilità politica è quella di dire è difficile, è complicato, vi diamo 10, volevate 100, cerchiamo di capire quali altre agevolazioni, se tutto quello che abbiamo chiesto in processo di autorizzazione e accreditamento che costa è necessario. Vediamo di trovare qualcuno che metta in campo dei materiali che vengono utilizzati nel 118. Si possono fare molte cose. Il fatto di dire oggi, ancora una volta, che si apre il tavolo tecnico, quando il problema è economico-politico, se non fate un assegno a favore dell'indice ISTAT, dei costi delle pubbliche assistenze, aprire oggi un tavolo è ridicolo. Io penso che non sia accettabile. Temo che invece sia una scelta politica, quella di rinviare, di buttare la palla sugli spalti. Adesso al 20 dicembre ci direte che non è il momento, che non avete la quantificazione, ma state scherzando? Il dottor Locatelli ha un controllo economico perfetto. Un conto è dire che avete le tabelle e non avete i soldi, un conto è dire che non avete le tabelle. Se fosse così si dovrebbe dimettere domani mattina, perché basta fare 5 telefonate e fare la somma dei saldi di quanto è stato speso in un anno per i trasporti. Allora, non raccontiamoci storie, sapete cos'è che manca? Avete avuto la disponibilità di non chiedere la parte retroattiva. E io so bene che è difficile tirar fuori soldi, ma so anche che a un certo punto tu tiri, tiri, tiri e poi la corda si strappa. E lì la lungimiranza della politica è quella di offrire alle associazioni che molte cose fanno, compreso il record. Perché oltre a una presa in giro siete stati sfacciati. L'assessore Viale ha venduto come uno straordinario successo del sistema, devo darle atto non solo della giunta Toti, del sistema 118.